Buongiorno Rodolfo, buongiorno. Allora, è sempre un piacere ritrovarsi più o meno all'inizio dell'anno. È come un appuntamento fisso che tu dai a tanti lettori, no? E che noi ci permettiamo di estendere a tutti i nostri amici ascoltatori, nel senso che a ogni passaggio d'anno, ormai da un bel po' di tempo, tu realizzi dei libriccini poetici, potremmo dire, molto, molto belli e che in qualche modo ci aiutano anche a trapassare da un anno all'altro. Questa volta i fatti che stiamo tutti vivendo, ci spingono veramente a pensare che della poesia abbiamo tanto bisogno per riuscire a staccarsi un po' dai pesi della realtà. Ognuno di questi libricini è illustrato da Riccardo Fattori e ha una lunga storia in realtà. Sono libricini li chiamo libricini perché sono poche pagine, però hanno veramente una lunga storia. Come questo canto del monaco Silvano. Monaco Silvano, l'immagine in copertina è quella di un'oca stellata e notturna, ma raccontaci tu questo monaco Silvano chi è? È una persona rara, una di quelle persone che attraversano il tempo portando luce. E l'ho incontrato nel 1979 quando lui, insieme a Paolo Pierassini, regista e co-direttore del Teatro di Pontedera, del centro di Pontedera, inventarono un incontro con i liturgisti, fra gente di teatro e liturgisti del post-conciliari, erano i più bravi liturgisti che stavano rinnovando la liturgia della Chiesa dopo il Concilio Vaticano II. E Silvano aperse, fu l'anima di quell'incontro che durò 4 giorni, ed è stato un viaggiatore nel tempo. Del rinnovamento proprio del Gran Teatro della Chiesa, ed era forse il più grande esperto d'Europa di liturgia, ed era anche un grande conoscitore del teatro che seguiva proprio teatro sperimentale, teatro di ricerca, con amicizie profonde che sono durate nel tempo. E il dialogo con lui è stato un dialogo con la forma del tempo, con la costruzione della speranza, con la fiducia nella possibilità di comunità, di dialogare sempre con l'altro, il diverso, lasciandolo essere nella sua diversità, laico, non credente, di altra fede religiosa. È stato uno dei propugnatori di quel grande dialogo che fu portato avanti anche da Giovanni Vannucci in maniera radicale, nel grande sentiero, insomma, di questi uomini che hanno avuto il coraggio di essere diversi, essere eppure nella dolcezza della permanenza, ecco, Silvano, quindi. E quest'anno mi è venuto in mente è morto all'inizio del 19, di fare il canto del monaco Silvano, per tutti gli amici che da tantissimi anni incontro in questo passaggio d'anno, ecco, passaggio d'anno. Meditazione di passaggio d'anno, soprattutto il dialogo è con quelle persone dell'Appennino reggiano, dove nel 74 feci per la prima volta nel giugno il Gorilla Quadrumano, ecco, mi imbattei in quel nucleo di paesi e col quale nucleo di paesi ho continuato a dialogare anche nello Una sparire delle sera, persone, certo. ecco. Ecco, Dimmi. questa storia che raccontavi è veramente interessante, appunto come un gruppo
gruppo di uomini di teatro si riunissero assieme e si interrogassero, mettessero in relazione il rito del teatro, potremmo dire, con la liturgia. Ma che cosa cercavate nella liturgia, anche in questi nuovi modi della liturgia, voi dal punto di vista, diciamo, del teatro, che cosa cercavate? Ma credo che ognuno di quelli, da Taviani a Cruciani a Ruffini, che erano presenti, alla Pollastrelli, ognuno cercasse qualcosa di suo, di diverso, il vuoto da riempire di una fede perduta, come forse è stato per Paolo Pierazzini. Chi il ritrovamento di una fede, chi l'interesse per il mutamento, chi la preoccupazione per vedere una chiesa impoverita dall'assenza di Eros, perché la domanda profonda posta da Maggiani era questa: noi parliamo dell'incarnazione, noi cristiani parliamo dell'incarnazione, ma ignoriamo il corpo e vorremmo dialogare con voi del nuovo teatro che avete messo al centro del vostro lavoro il corpo. Ed era questo l'argomento, il corpo. La prolusione di Maggiani parla proprio del corpo nudo nell'acqua del mare Tirreno, una prolusione sconvolgente. E credo che soprattutto fosse la loro curiosità a essere centrale in quel dialogo, più che la nostra, anche se noi eravamo un po' come delle pecore smarrite alla ricerca di certezze. Il teatro era un po' anche una forma di chiesa per molti di noi, insomma, una forma di radicamento in una religiosità laica profondamente innovativa, profondamente in cerca di se stessa, ecco. Ecco, un altro viaggio nel tempo, nella preistoria potremmo dire, ma nella preistoria ma anche nell'oggi, è quello che tu racconti in qualche modo nei testi raccolti nel libro Commedia Olimpica, ovvero la fine del mondo con dinosauri. Ecco, per questo naturalmente. Mi riferivo alla preistoria, ma anche, come dire, questi tuoi salti temporali, insomma, fanno parte anche della tua, naturalmente, della tua poesia, della tua drammaturgia. Qui il punto di partenza è il Teatro Olimpico di Vicenza, cioè il teatro forse più famoso, più monumentale che abbiamo. E che cosa ci fanno i tuoi personaggi? Le nane Oca, ma anche tutti questi dinosauri, ma anche Edipo, Antigone, con cui tu fai dialogare, cosa ci fanno questi personaggi in un teatro del genere? Dunque, è una coincidenza di quelle strane e imprevedibili. Il Teatro Olimpico è costruito da un padovano, Palladio. Io sono un padovano e sottostante a tutta la ciclo di Nane Oca c'è Ruzzante, un altro padovano. Che cosa succede? Che mi viene fatta la domanda di incontrare il Teatro Olimpico nel 2010. E allora di colpo mi sorge l'immagine di Edipo e penso che da Colono, dove è sceso nel mondo sotterraneo, Edipo abbia camminato, continuato a camminare e si è riemerso nel 1585 nel Teatro Olimpico, dove c'è la città di Tebe, dove c'è
lui nei sotterranei e lo faccio impersonare a un giovane attore bravissimo e faccio Antigone, scrivo un testo in cui il Cavaliere della Luce, cioè io col mio cavallo di cartapesta, arrivo nel teatro e ridò la vista a a Edipo. Questa vista ridata è il vedere il teatro, cioè il luogo della visione. Prima cosa che Edipo, dopo che gli passo il mio santino di nane oca negli occhi, sugli occhi, cosa vede? Vede il teatro, e cioè il luogo delle visioni, e lo descrive. Ecco, passa il tempo, tutti i personaggi di nane oca, che è un veggente, nane oca è uno che ha trovato l'elisir dell'immortalità, il momon è un ragazzo sciamano, passa il tempo, ecco, secondo tempo del teatro, e nel 2019 mi chiedono di nuovo di affrontare l'Olimpico, di stare col mio teatro a questo punto, fatto da un amico che si chiama Palladio nel 1500. E allora dico, faccio il secondo tempo. Ormai Edipo e Antigone hanno aperto bottega teatrale all'Olimpico, abitano lì, e lì arrivano tutti i personaggi di Nane Oca. E che cosa fanno? Raccontano una storia al centro della quale c'è l'apparizione della commedia della fine del mondo, cioè l'intermezzo che nell'ultimo libro del ciclo di Nane Oca, Il lato oscuro di Nane Oca, l'intermezzo dei dinosauri, che è una farsa in cui i dinosauri assistono all'arrivo del meteorite che li spiaccica. Al centro quindi del secondo tempo della commedia olimpica del 2019 appaiono i dinosauri, e la commedia olimpica poi si conclude con i personaggi, con Edipo, Antigone, e soprattutto con un personaggio che è cardinale degli ultimi testi del ciclo del teatro vagante, lo spazzino Fiore, che io considero il re del mondo perché cantando pulisce e non se ne vanta, e anche lui sa di essere il re del mondo, e canta che forse l'umanità, se si diventa umile e se rispetta se stessa e il mondo, e se saprà pulire il mondo, forse si salverà. Ecco, quindi la veggenza di Edipo sposata alla veggenza di Nane Oca si chiude con questo canto, in fondo, di dolente, preoccupata speranza, che è anche la speranza nell'olimpicità del teatro, nel suo viaggio notturno attraverso la morte, ritrovare la veggenza. Ecco, e piacerebbe tu dicessi anche qualcosa rispetto, appunto, hai citato Padova, che ritorna e non se ne va mai, no? È un punto, è un luogo natale, ma un luogo dell'anima anche. Potresti dire qualcosa di questa epopea del Pavano antico? Ma dunque, il Pavano antico è una storia della lingua complessa, del plurilinguismo. Allora, le molte lingue che convivono intorno a quella città a partire dalla metà del 1200, dalla corte dei Carraresi, quando arrivano i Provenzali, quando arriva Petrarca, e poi con tutto l'emergere dal basso dei Mariassi e la presenza degli studenti che vengono da tutta Europa, da Copernico, gli ungheresi, le molte lingue, i molti saperi, a cui si aggiungono, dopo il senechismo e dopo l'aristotelismo astratto, si aggiungono la nuova scienza, Galileo, la presenza di queste forze veggenti
di scientificità. Ecco, questa Padova complessa non è la città di Padova, è il cuore di un impero come la Serenissima, quindi un impero plurilinguistico che arriva fino in Cina con Marco Polo, ed è un luogo proprio di in cui a un certo punto dentro l'opera di Ruzzante compare l'età dell'oro, compare, quindi c'è tutta una tematica che riguarda la lingua italiana, ma riguarda il sorgere del convivere con la diversità, e non è un caso che lì si forma Isabella Andreini, veneziana e padovana, è una delle inventrici di questo plurilinguismo nel teatro. La commedia dell'arte è tante lingue che si parlano, dal tedesco al greco all'ebraico, ai dialetti di tutte le regioni italiane, al francese. Ecco, questo esserci di tanti nella forma del teatro. Quindi la mia Padova, oltre che il mio luogo natale, è tutto questo apprendimento, che fra l'altro era stato visto in maniera magistrale da un toscano che si chiama Gianfranco Folena, che è uno dei più grandi maestri che abbiamo avuto, che ha costruito l'enciclopedia della cultura veneta, ed è stato il maestro di Mengaldo, di Bandini, di Pancagnella, di tanti che hanno, non dico completato, ma continuato il suo straordinario lavoro scientifico. Dico, ed è un toscano che ha fatto questo immenso lavoro e che si è accorto di questo immenso mondo. Perché il suo saggio sui Provenzali alla corte degli Estensi di Est, quando erano ad Est, di Azzo VI, Azzo VIII, quando c'era Beatrice, la Beata Beatrice, e arrivavano i Provenzali, Sordello, Maric de Pegulan, ecco, c'è un saggio fantastico lui, e il discorso, ecco, Petrarca da Avignone va ad Arquat, ma non è, va nel paesetto, va nel cuore della civiltà dei Carraresi, certo, che è una civiltà stroncata dai veneziani, ma è parallela alla grande Firenze premedicea, insomma. Quindi ecco, questa la mia Padova è un po' questo. Perché Pavano Antico? Beh, perché intanto sono nato lì, poi insomma ce l'ho dentro come Joyce aveva Dublino, ecco, un po' così, come Manzoni aveva Lecco e Resegone e quelle robe lì, insomma. Certo. Benissimo, allora grazie davvero a Giuliano Scabbia. Il libro si intitola Commedia Olimpica, ovvero La fine del mondo con dinosauri, ed è pubblicato dal Laboratorio Olimpico di Vicenza. L'altro invece è un testo autoprodotto, O canto del monaco Silvano, illustrato da Riccardo Fattori. Grazie. Ecco, in 300 copie numerate. Ecco, quindi solo alcuni fortunati possono, possono leggerlo, o meglio, leggerlo. Ho visto che è stato anche pubblicato su Doppio Zero, però insomma, in formato su web, ma insomma, possederlo solo pochi fortunati. Grazie mille Giuliano, un abbraccio. Grazie a te, grazie a voi, salve.